Quindi adesso, dopo questo primo preambolo importante, forte in alcuni aspetti, ho il piacere di dare la parola al professore Enzo Guli. Prego, professore. Devi filmare, no? Prima commento un attimo su questa situazione, ci spieghi un po'. In effetti bisognava vedere un filmato in cui si vede Giuseppe Garibaldi, che nel 1864 a Londra viene ricevuto con un entusiasmo popolare eccezionale. Si parla di mezzo milione di inglesi che aspettano Garibaldi e lo portano quasi in trionfo. Del resto, questo entusiasmo è uguale a quello che hanno le classi dirigenti inglesi, la stessa regina Vittoria. Questo che cosa vuol dire? Prima di tutto vuol dire che in Italia non ha mai avuto un trionfo simile, eppure l'unità italiana era avvenuta, ma in nessuna città italiana era avvenuto un trionfo per Garibaldi. E allora il problema è di capire che se Garibaldi sicuramente fu il braccio della unificazione italiana, la mente di questa unificazione italiana non fu né il Piemonte né Cavour, Fai partire il filmato, regia, grazie. ma la mente di questa unificazione italiana siamo a Noi Londra. ci dimentichiamo, Se nonostante andiamo al tutto. film. Ecco, ci Sto puoi dire dicendo. perché succede questa cosa? Perché Alessandro Barbero è molto preciso nei dettagli, però manca nella motivazione. Quindi Esatto. chiederei al professor Gulli di spiegarci perché succede questo. In effetti vorrei prima di tutto evidenziare l'ipocrisia inglese che è ben nota, la regina Vittoria che quasi prende le distanze, quando lei è la regista numero uno di questa situazione. E evidentissimamente l'unità italiana ha fatto molto comodo all'Inghilterra. Ecco perché c'è questa festa eccezionale a Londra. Quelli che dovevano avere il massimo profitto dalla sparizione del regno delle due Sicilie non era questa idea romantica dell'unificazione italiana, ma erano gli interessi inglesi, come man mano che andremo avanti vedremo meglio. Un'ultima cosa molto importante, ho sentito parlare del legame di Garibaldi con gli operai, con la classe proletaria inglese. Stiamo bene attenti. La prima internazionale si svolge a Londra. Karl Marx, quando vede Garibaldi che entra, che vorrebbe prendersi un altro merito che non gli spetta assolutamente, lo chiama pezzo di somaro. E praticamente lo mette alla porta, capendo che è tutta una manovra demagogica, perché non c'è niente da parte di Garibaldi di concreto a favore dei proletari, a favore dei diritti del popolo. Molto importante questo episodio di Karl Marx. Qui subentra la ricerca fatta da Marx e quindi pochi sanno. Signora Garibaldi, che significa per lei portare questo nome, il nome di Anita e ricordare questo suo illustre parente? Beh, ovviamente ci sono le cose buone e le cose cattive, ma questo è comune a tutte le esistenze, non soltanto all'America, per non parlare dell'Inghilterra, che poi è praticamente una seconda patria per Garibaldi, che non se ne parla mai. Questo sarebbe una cosa che dovrebbe essere anche indagato di più. Una serie di ispirazioni e di finanziamenti e di legami, Vero, vero. e anche di tradizione familiare, perché mio nonno, suo figlio Ricciotti, fu mandato in un collegio di Liverpool e fu educato in Gran Esattamente, Bretagna. esattamente. Lo stesso nonno, che è ritornato a Caprera, si indignò talmente dello sfruttamento del meridione da parte della Nuova Italia che andò a combattere con i briganti. Questo pochi lo sanno, io ho tutti i documenti. Un
Garibaldi inedito, come potete vedere. Certo. Sì. Allora, questo è uno degli argomenti di stasera che più mi colpisce, perché sono stato il primo che è insorto contro questo filmato. E ho approfondito ovviamente il fatto, perché questa pronipote Anita parla di Ricciotti che avrebbe fatto il brigante, quasi facendo diventare Garibaldi, ma oltre che un difensore del proletariato come prima, anche un difensore del popolo insorto nel sud, chiamato impropriamente brigantaggio. In effetti che cosa era successo? Era successo che Garibaldi, nella sua ascesa dalla Sicilia verso Napoli, aveva incontrato ovviamente i maggiorenti, aveva incontrato i latifondisti che l'avevano aiutato per questa sua operazione, soprattutto per gli appoggi locali. E questi qua, ogni volta che Garibaldi arrivava nei loro feudi, chiedevano a Garibaldi qualche cosa, chiedevano sicurezza per il futuro, chiedevano di incrementare il loro potere sulla povera gente, in poche parole. Che poi questo era il motivo per cui si erano messi contro i Borbone, questi aristocratici delle due Sicilie. E Garibaldi prometteva a tutti mari e monti, anche perché non dipendeva da lui poi concederlo. Sapeva che doveva passare il potere poi ai Savoia. E c'era fra Maida e Filadelfia, nella Calabria Ultra, un barone che aveva ospitato Garibaldi, aveva avuto a che fare con lui, Bernardo Serrao, il quale poi, con l'unificazione italiana, con l'avvento del governo sabaudo, non aveva avuto più le promesse che Garibaldi aveva fatto, cioè di rinforzare il suo potere locale e altre cose varie che lui aveva chiesto. E quindi si sentiva un poco defraudato e quasi pentito di quello che aveva fatto contro il suo legittimo sovrano. E praticamente quasi si voleva rivoltare contro questo Stato italiano che non aveva rispettato le promesse. Si voleva rivoltare, ma ovviamente voleva tirare in ballo anche Garibaldi, che era stato lui a promettere quello che non era stato più mantenuto. Garibaldi, come abbiamo visto, stava ormai in pensione e manda suo figlio Ricciotti con un piccolo gruppo di amici a sostenere il barone Serrao. Questo va nella tenuta del barone Serrao e praticamente è come se istituissero una sorta di repubblica indipendente per fare una provocazione all'Italia, niente di più. Una contestazione evidente, palese, provocatoria. Niente che potesse far capire di essere briganti. Però chi legge le cronache dell'epoca sa che c'è un'abitudine, un vizio molto grave. Tutti quelli che contestavano i Savoia dopo l'unità italiana furono chiamati tucur briganti. Da qualunque parte avvenisse questo, li chiamavano sempre briganti, anche per un doppio scopo di fare praticamente molta confusione nei termini. Pensate che anche i camorristi, che tutti quanti sappiamo appoggiarono Garibaldi e l'unità italiana, se per caso non ubbidivano poi a quelli che si aspettavano le istituzioni dai camorristi, venivano chiamati briganti pure loro. E allora è chiaro che il barone Serrao, i suoi servi, Ricciotti e qualche garibaldino che stavano lì e avevano contestato il governo che si trovava ormai a Roma, furono chiamati pure essi briganti. Ma non erano briganti, erano semplici contestatori dello Stato sabato per interessi privati del barone Serrao. Quindi probabilmente Anita ha letto questa parola brigante verso, riferita a Ricciotti, però chi sa la storia, chi la studia, non può fare questa confusione. Per una semplice ragione: nessun brigante aveva combattuto lo Stato sabaudo, nessun brigante inteso come meridionale che si era ribellato, e che vedremo meglio in seguito nella discussione, si era ribellato con il tricolore, cioè loro non si riconoscevano italiani, perciò si ribellavano.
in altre parole. Tutti gli altri, a incominciare dal barone Serrao e da Ricciotti Garibaldi, è chiaro che si ribellarono essendo italiani, avendo il tricolore. Io, il discriminante è questo, brigante col tricolore, può essere un bandito, può essere un contestatore, può essere qualcuno che deve essere criminalizzato. I meridionali che si ribellavano per ragioni politiche, per uno Stato che avevano cassato in maniera illegale, non avevano il tricolore. E questi erano quelli che noi consideriamo i veri briganti. Quindi ogni volta che sento parlare di Ricciotti brigante è un fatto che mi fa andare il sangue alla testa. Non fu un brigante, fu un contestatore qualsiasi per interessi privati, molto diverso da quello che la televisione fa capire con questo servizio che è finalmente stato dimenticato. Grazie professore per la... E soprattutto il forte interesse sul canale di Suez. Una via importantissima, forse la prima via più importante per scambi commerciali. Chi ci arrivava prima, chi se ne appropriava, ne aveva praticamente l'appannaggio. E di questo vogliamo farne parlare. Vai avanti. Bravo. Ne volevamo fare degli approfondimenti con il professore Guri. C'è qualche slide importante? Sì. Il 1859, cioè proprio alla vigilia dell'unità italiana, finalmente si dà inizio alla fase finale di apertura del canale di Suez. Non c'è bisogno di molte parole per far capire l'importanza di questa via nuova, che abbreviava in modo grandioso sia i tempi sia i costi per trasportare le materie prime dall'Oriente nell'Europa industrializzata. E non c'è bisogno di molte parole per capire la posizione strategica delle due Sicilie, che erano praticamente allo sbocco del canale di Suez. All'apertura le due Sicilie si sarebbero trovate nel posto ottimale per prendere il massimo profitto da questa nuova via di comunicazione. Non soltanto perché aveva dei porti di altissimo livello, come Taranto, il più vicino, Messina, il più famoso, il più antico, e poco più avanti Napoli. Ma per un altro motivo che mi piace evidenziare in questo piccolo commento, a questo fatto che evidentemente è uno dei grandi motivi per cui si accelerò l'unificazione italiana e l'eliminazione delle due Sicilie, perché tutto questo grande business doveva entrare nelle mani giuste e i Borbone non erano affidabili in questo senso, non lo erano mai stati, anche quando venivano rifiutati i Rothschild e i banchieri internazionali che volevano fare prestiti al regno. Era l'unico regno d'Europa che non aveva debiti con le banche. E questo è un fatto che veniva legato, che veniva ricordato e che portò ai problemi che sappiamo. Ma vi dicevo, c'era un altro grande concentrato di energia nel regno delle due Sicilie che avrebbe arrecato un danno enorme ai rivali, soprattutto all'Inghilterra. Le due Sicilie avevano strutture e infrastrutture industriali di primissimo livello in quell'epoca. Basterebbe ricordare Mongiana e Pietrarsa per dare un esempio. Che vuol dire questo? Che cioè avevano tutte le basi per poter lavorare le materie che arrivavano dall'Oriente. Cioè noi potevamo diventare non soltanto coloro che facevano passare questo materiale e guadagnarci quindi, ma lo potevano trasformare e quindi venderlo a prezzi molto concorrenziali, a prezzi superiori a quelli che si potevano immaginare i grandi sfruttatori, soprattutto d'Oltralpe. Cioè noi eravamo quelli che potevamo diventare la nazione industriale più ricca del mondo,
con il canale di Suez a disposizione. Era un momento che non bisognava perdere, ecco perché l'unità italiana fu decisa proprio nei primi anni del 1860. Una chiosa brevissima per ricordare sia la questione meridionale che è alla base di tutto questo nostro discorso e sia le motivazioni per cui fu fatta questa unificazione italiana a danno delle due Sicilie. Il fatto della questione meridionale, che evidentemente sappiamo nasce al di là della data dell'unità italiana, la questione meridionale non è stata mai risolta da nessun governo, questo bisogna dirlo, l'abbiamo detto anche prima, cioè da quelli sabaudi di destra e sinistra, da quelli poi dittatoriali che hanno seguito negli anni 20, alla Repubblica Italiana, prima e seconda Repubblica, nessuno ha mai risolto il problema della questione meridionale. Questa mi pare una cosa evidente, che bisogna dire qui, e non è che porta nessuno scandalo. Il problema allora è questo. Se questa questione meridionale non è stata risolta, i casi sono due. O non è possibile risolverla, perché noi meridionali apparteniamo a una razza talmente incapace che con tutti gli aiuti più moderni e più evoluti non riusciamo mai a alzare la testa, mai ad allinearci agli altri popoli italiani e addirittura europei. Questa è l'ipotesi che va per la maggiore, come sapete. Oppure c'è un altro motivo, che non è che voglio trovare io. Magari vi dirò qualcosa in seguito, agganciandomi a un altro elemento importante. Ma per adesso vi dico che i dati economici, che non so se li vedremo, ma sono ormai a disposizione di tutti anche su internet, dimostrano che non c'era nessuna questione economica nel Regno delle Due Sicilie. E lo dimostra tutto ciò una sola affermazione. Non c'è bisogno di vedere numeri e di vedere altro. Il Regno delle Due Sicilie era l'unico regno d'Europa in cui non avveniva emigrazione. Questo è un dato clamoroso, macroscopico, che dovrebbe allertare chiunque ami questa terra, e dico dell'Italia, questa terra. Se è vero tutto ciò, che il Regno delle Due Sicilie non aveva problemi economici e quindi la gente non doveva andare a lavorare all'estero come avveniva nel Regno di Sardegna, nel Lombardo-Veneto, in Francia, in Germania, eccetera, che andavano in America per trovare fortuna, da noi tutto ciò non avviene. Avverrà. E come? Dopo qualche decennio dall'unità italiana, sappiamo, diventeremo gli emigranti per antonomasia. Però prima non c'era, e quindi non c'era problema economico, non c'era questione qui al sud. Allora scartiamo quell'ipotesi fantasmagorica e tante volte ripetuta che i meridionali non possono essere aiutati, nessuno ci è riuscito mai. Ci sarà un altro motivo, lo vedremo magari in seguito. Allora vi dicevo, un altro parlamentare. Questi dibattiti avvenivano nel Parlamento a Torino, perché ancora non c'era Montecitorio, come sapete. Giuseppe Lombardi è proprio il parlamentare tipo di cui parlava il dottor Terzi prima. Mangiapreti, di sinistra, che voleva completamente rivoluzionare il mondo. Aveva partecipato al 48, aveva partecipato alle 5 giornate di Milano e finalmente poi era entrato nel Parlamento italiano, portando le sue idee, in buona fede, cioè pensando che si volesse finalmente costruire insieme qualcosa di nuovo in questa grande nazione che era nata il 17 marzo. Però, come abbiamo visto dal suo intervento in Parlamento, i fatti non stanno proprio così. Prima di tutto volevo aggiungere diritto di fucilare un uomo preso con le armi alla mano. E aggiungo, diritto di fucilare un uomo
preso con una pagnotta di pane, diritto di fucilare una bambina come Angelina Romano, che portava il pane a suo padre che lavorava in campagna. Cioè bastava avere una pagnotta di pane, che significava una razione superiore alle proprie necessità, per essere imputati di voler collaborare con i briganti. Si andava a portare il cibo ai briganti. E ripeto, questo veniva effettivamente realizzato con fucilazioni immediate. In effetti Ferrari si rivolge in questa sua istanza a Ponte Landolfo e Casalduni, che nell'agosto del 1860, come sappiamo, subirono una rappresaglia dei bersaglieri e furono messi a ferro e fuoco. Fruttando la sua impressione, che si recò sul posto, interrogò dei sopravvissuti, vide le case bruciate e ne fu colpito in modo particolare. Ecco perché viene a vomitare tutta questa rabbia sul governo in Parlamento. Anche se non porta la verità dei dati, perché abbiamo visto prima quei dati dei fucilati, eccetera, adesso vi dimostrerò com'è possibile che non si può credere a quei numeri così bassi, come i famosi 5.000 di Ponte Landolfo, di cui ufficialmente si parla di 400 morti, mentre io ho fatto una ricerca parallela, anagrafica, e ho visto che praticamente le famiglie di Ponte Landolfo, le casate di Ponte Landolfo, non esistevano più dopo l'agosto 1860. Altro che 400, il 10% della popolazione. Non c'erano più gli abitanti a Ponte Landolfo. A Ponte Landolfo furono invitati ad andare gli abitanti delle zone limitrofe, avendo casa e terra gratis, per ripopolare un paese che evidentemente fu raso al suolo interamente e bruciate le persone dentro. Questo, badate bene, modo di fare barbaro, come dice lui, prima dell'importante legge, la legge Picca, che era del 1863. Quindi questo Stato sabaudo italiano per 2 anni ha fatto delle barbarie senza nessuna legge speciale. E ne viene fuori una responsabilità criminale di guerra enorme. E poi, guerra civile, dicono. E guardate che l'insurrezione delle popolazioni siciliane e napoletane sono avvenute già durante il passaggio di Garibaldi, anche se la storia le nasconde. Queste insurrezioni sono proseguite con l'arrivo di Vittorio Emanuele. Queste insurrezioni sono ovviamente continuate dopo la proclamazione del Regno d'Italia. Quindi un'insurrezione è avvenuta prima che lo Stato nascesse. Quale guerra civile può essere? La guerra civile si ha in uno Stato quando uno Stato esistente, dopo X mesi pure, scopre che c'è una parte della popolazione che si rivolta contro di esso. Ecco la guerra civile. Qui è avvenuto prima della Costituzione dello Stato italiano. Quindi è una resistenza dei siciliani e napoletani. Ma comunque nulla giustifica i metodi repressivi, che però, e concludo con questo, devono essere adesso guardati con un po' di più di spirito critico, senza accettare pedissequamente tutto quello che ci hanno detto nei libri di testo fino ad adesso. In effetti io spesso ho fatto delle ricerche all'archivio militare di Via Lepanto, qui a Roma, e vi dico soltanto questo. Ho visto l'elenco delle truppe piemontesi che sono state dal 1860 al 1870, cioè durante i 10 anni di resistenza civile, dalle nostre parti del sud. State bene a sentire: 9 reggimenti di granatieri, 79 reggimenti di fanteria, un reggimento di bersaglieri più altri 49 battaglioni, 16 reggimenti di cavalleria,
3 reggimenti di artiglieria, un reggimento del genio, un reggimento dei zappatori. Da aggiungere i mercenari stranieri, fra cui la famigerata legione ungherese, ma c'era anche quella bavarese, anche quella boema, da aggiungere la Guardia Nazionale, che poi sarà la Polizia dello Stato, avverrà dopo, ma erano i collaborazionisti dei piemontesi. Aggiungendo tutto questo, chi se ne intende un po' di composizione dei gruppi, superiamo abbondantemente i 300.000 uomini armati di tutto punto, che sono stati qui in un decennio. Che hanno fatto? Hanno ammazzato 10.000 persone. In 10 anni 300-400.000 uomini armati. Non è possibile bersi questa panzana, questa menzogna. È possibile fare un'altra cosa, quello a cui già accennava il dottor Chiari prima, che è questa: andare a vedere un po' le posizioni demografiche anche dei comuni, piccoli o medi o grandi. Stiamo già facendo questo calcolo. Noi vediamo, e questa è una delle risposte alla vita media di 6 anni di cui diceva prima il nostro amico, noi vediamo un crollo della popolazione in questo decennio, un crollo proprio di centinaia di migliaia di persone prima dell'emigrazione, che inizierà dopo le leggi sulla tariffa commerciale con la Francia negli anni 80, incomincerà la prima grande emigrazione. Quindi 1 più 1 fa 2, sono scomparsi centinaia di migliaia di persone, non per ragioni diverse dalla uccisione, sono scomparsi queste persone. Forse saranno i colpi di quei 300-400.000 che ho nominato prima, e allora arriveremmo molto vicino a quel famoso numero lanciato su Civiltà Cattolica, che non ha basi scientifiche, ma disse 1 milione di morti per imbrigantaggio. Possiamo anche rigettare questo dato, però guardate che stiamo arrivando a questo, ed è qualcosa di pazzesco quello che stiamo ormai conteggiando. Qui c'è stato un genocidio completo dalle nostre parti, che è completamente celato, perché si parla di poche migliaia di fucilati, e i civili poi, e i paesi come Ponte Landolfo, furono più di 100 i paesi come Ponte Landolfo e Casalduni, altro che Ponte Landolfo e Casalduni, perché continuò il fatto prima. Quindi è una situazione che, come disse Ferrari, e concludo così, creò e creerà, disse lui, un abisso insanabile fra le popolazioni del meridione e le popolazioni dell'alta Italia e centro Italia. Questo fatto è una ferita che, soprattutto quando non sarà sanata con la verità storica, rimarrà sulla pelle dei discendenti di questi qua. E noi abbiamo ancora queste ferite, perché come si fa a nascondere centinaia di migliaia di morti per difendere la loro terra da queste forme barbariche di repressioni che gli stessi parlamentari italiani hanno ammesso, come vedete. E allora vedete che questa Italia non si può mai unire con le menzogne e dimenticando il sangue versato per costruirla. Allora, se posso commentare, allora, c'è bisogno di una premessa. Tutti i paesi hanno i criminali, delinquenti, tutte le grandi città, tutti i paesi del mondo. Però una cosa è la criminalità, e una cosa è la criminalità organizzata. È un fatto ben diverso. Quindi possiamo dire che nel Regno delle Due Sicilie, a Napoli, c'era la camorra. Però, come avete visto, diverse paranze, nel senso che ognuno faceva i suoi comodi. Ecco la disorganizzazione
della criminalità. C'era, ma ognuno badava i suoi interessi e ognuno cercava di sfruttare illecitamente il prossimo. In Sicilia, analogamente, non è che c'era la mafia, però c'erano i picciotti al servizio dei baroni, i quali si comportavano un po' in modo mafioso, ma pure là il barone che stava nella Val di Trapani era molto diverso da quello della Val di Catania, però aveva i suoi picciotti che facevano i mafiosi ante litteram, questo è molto importante. Perché dico questo? Perché molti studiosi, appunto di criminologia, ma soprattutto un grande magistrato compianto, vi porto l'esempio suo, Rocco Chinnici, parlando al Consiglio Superiore della Magistratura, quindi non fra i suoi amici, disse che nel Regno delle Sicilie non c'era né mafia né camorra, perché non c'era nessuna criminalità organizzata. Queste nascono con l'Unità d'Italia, lo dice Rocco Chinnici. E abbiamo visto perché. Dopo l'Unità d'Italia loro sono chiamati per aiutare Garibaldi in Sicilia e anche sul continente, anche a Napoli e nelle altre zone. Hanno chiesto però una contropartita, non solo la loro immunità, non solo, come avete visto, questa cosa assurda di diventare polizia. Guardate che la base della polizia inizialmente è proprio questa. Figuratevi che cosa potevano combinare questi a Napoli. Ma hanno avuto delle promesse dallo Stato sabaudo, evidentemente. Delle promesse avute e mantenute. E voglio adesso farvi riflettere su un particolare che già ho accennato prima, ma che continuo a dirvi. Come la questione meridionale non è stata risolta in 162 anni da nessun governo di questa nazione, quale governo di questa nazione ha distrutto la criminalità organizzata? Vabbè, ma io il concetto voglio finire, poi è chiaro, ne parleremo anche dopo. E perciò si parla pure di patto Stato-mafia, appunto. Ma il problema, no, io volevo portare un altro quesito che rivolgo anche a chi vedrà questo filmato successivamente e vorrei una risposta da qualcuno. Perché nessun governo italiano ha mai estirpato la criminalità organizzata? Nessuno ci è riuscito mai. Può essere mai che tutti i generali dei carabinieri, tutti i questori, tutti i ministri dell'interno, tutti quanti sono stati incapaci di realizzare questo? Allora questa è una forza mostruosa, oppure non si vuole? Ecco, questa è una domanda che si collega alla questione meridionale. Alla questione meridionale. È un fatto molto grave, è un fatto molto grave che veramente ci dà da pensare. Continuamente fanno azioni contro la criminalità, prendono sempre la coda del serpente. C'è un proverbio russo, non so se lo posso dire in questo momento di particolare, che dice che il serpente si uccide dalla testa, non si uccide mai dalla coda. E a me pare che l'Italia dal 1861 ad oggi sta colpendo la coda ripetutamente, ma il serpente sta a fare uno sporco lavoro che è soprattutto contro il Sud. Grazie. Allora, come vedete, a questo bellissimo epilogo del film di Chiamarono a Brigante di Pasquale Squitieri, di cui ebbe l'onore anche di essere amico alla fine, quando ha realizzato un film che fu immediatamente ritirato dalle sale, appena uscito. Un film che ha il coraggio di dire la verità, che dimostra le stragi fatte e un po' tutto quello che abbiamo detto prima.
questo titolo finale è molto evidente perché porta anche le parole, come abbiamo visto prima, del parlamentare Ferrari, no? Questo grande abisso creato fra nord e sud che poi obbliga i meridionali a cambiare, come avete sentito. E ha parlato di tutti quelli che diventeranno meridionali. Quelli che siamo oggi, quelli che in media sono oggi i meridionali, sono quelli che sono venuti fuori dopo questa stortura con cui hanno creato questa nazione. E addirittura dice, i nipoti dei briganti diventeranno carabinieri, vedete che assurdità, no? Anche perché alla base c'è la cancellazione, l'abrasione della memoria storica. Guardate che nei primi anni dopo l'unità si poteva essere denunciati per nulla e senza prova si perdeva il posto, si era arrestati, si passavano guai neri, si era mandati al confino. E quindi questo che cosa ha portato? Ha portato al silenzio nelle famiglie. Non si è parlato più dei fatti che abbiamo detto noi, perché altrimenti si rischiava moltissimo. E allora vedete che le generazioni sono cresciute nell'ignoranza di quello che era successo e si sono arrangiate, come diciamo a Napoli, hanno cercato un modo di andare avanti e sono diventati i migliori di oggi, quelli che poco ci ascoltano, quelli che dovrebbero ascoltarci, quelli che dovrebbero difendere la loro terra dalla desertificazione di cui parlava prima lui. Ma noi meridionali in media non siamo più i figli dei siciliani e napoletani del regno delle due Sicilie, siamo un'altra razza che purtroppo stanno facendo estinguere. Non siamo capaci più di muoverci perché non abbiamo più l'orgoglio delle nostre radici. Sì, c'è un elite che lo fa, c'è una parte che non si è resa mai, però bisogna prendere atto che questa canzone finale fa capire il degrado che ha colpito le generazioni e che non ci abbandona, e perché non si sono estinti i meridionali, ecco, questa è la cosa importante. Già che esistono ancora gente come noi, ecco che stanno preparando l'ultimo atto, cioè la sostituzione in questa zona, non di quelli della mia età che se ne andranno da soli, ma dei giovani che se ne andranno volontariamente, sostituiti da altri che non amano questa zona, che non hanno il diritto di stare qui al posto di chi hanno cacciato. Vi concludo questo pensiero con una sola cosa. Una volta mi bisticciai con il sindaco di Geraci, perché si vantava, molti anni fa vanno questo, che nel suo paese c'era un solo bambino e dei vecchi, e questo non poteva giocare con nessuno. E lui fu uno dei primi che approfittò di una legge che c'è attualmente vastamente utilizzata, cioè l'aiuto ai comuni che accettano i migranti. E lui si vantava che finalmente erano arrivati dei migranti di colore con dei bambini e finalmente questo calabresino che era rimasto da solo giocava con altri bambini. Dal punto di vista umano è meraviglioso questo discorso, ma gli disse, ma tu ti sei mai chiesto dove stanno gli altri abitanti di Geraci? Hai mai avuto un rimpianto? Perché se ne sono dovuti andare? Perché le loro case si vendono in tante parti del sud a un euro? Perché nessuno ha parlato di questo scempio avvenuto che sta avvenendo da 160 anni? Una grande vergogna. Noi accettiamo gli altri, lo Stato paga gli altri per trovare un posto qui e non fa niente per trattenere i meridionali che vorrebbero stare nella propria terra. Li costringe ad andarsene addirittura in posti senza stipendi adeguati che devono essere poi mantenuti ai vecchi con le pensioni che ancora vanno avanti. Grazie. Quindi è un fatto da riflettere seriamente. Grazie. Grazie.